Profumiamo l'autunno con Arte per te. Te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi profumiamo l'autunno insieme, perché è arrivato l'autunno, è arrivato il cambio stagione, quindi armadi da smontare e rimontare, finalmente con i vestiti un po' più pesanti. In qui in Sicilia l'autunno è arrivato un po' dopo, ecco perché mi attardo a fare questo video. Io questo video però non lo faccio da sola, ma lo faccio in collaborazione con una mia cara amica del web, Elena T. Ciao Elena! Ti mando un grande bacio, una ragazza squisita, gentilissima, dolcissima, che se non conoscete vi dico non potete perdervela. Il canale di Elena è un canale garbatissimo, bellino, veramente rifinito, curato, dove lei tratta di make-up, di beauty, di stile, di home design, insomma, tutte le sue passioni, come me condivide con voi le passioni. Bene, se non la conoscete, quindi vi lascio qui il link del canale di Elena per poterlo visionare e spulciare, troverete delle chicche carinissime. Lei per esempio oggi vi parlerà della sistemazione del suo armadio, vi farà sbirciare all'interno delle ante del proprio armadio, e io invece oggi vi parlerò di come profumare gli armadi. Infatti faremo insieme i profumatori per armadi e per cassette. Già su Arte per te è stato fatto un bel video di questo genere, i profumatori in pasta di borotalco, vi metto qui il link se non lo conoscete. Ora invece impariamo un modo ancora più semplice, ancora più divertente, ma profumato allo stesso modo, di deodorare i nostri cassetti. Vedrete quanto è semplice. Allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri nuovi profumatori per cassetti. Ecco l'occorrente per creare nuovi profumatori per cassetti. Ci serve del gesso scagliola o gesso per calchi, è la stessa identica cosa. Costa pochissimo, 2,70€ un chilo. Delle formine che possono essere sia in silicone che in metallo e di differenziata misura. Io ne sto prendendo alcune più piccole a forma di pesciolino per i cassetti più piccoli. Per gli armadi invece metterò le rose. Un'essenza. Io qui ce l'ho alla vaniglia e poi se vorrete le vostre, i vostri stampini colorati, io vi suggerisco di utilizzare gli acquerelli oppure i coloranti alimentari. Io userò gli acquerelli. Ok, cominciamo subito a fare i nostri profumatori. Occorrerà quindi il contenitore per l'acqua, un mestolo, io uso il bastone, il manico di un mestolo, naturalmente i nostri stampini, oggi useremo stampini in silicone, e l'acqua. Un bicchiere di acqua indicativamente per due bicchieri di gesso, io verso l'acqua nel mio contenitore, qui, e verso anche il colore, userò dell'acquerello, ma si può usare anche del colorante alimentare, e quindi mescolo e mi faccio un bel tono di rosa. Abbiamo detto uno di acqua e due di gesso, ma a volte anche tre di gesso, e lo butto dentro, sempre la polvere nell'acqua e mai l'acqua nella polvere, perché così non vengono i grumi, e due. E voilà, facciamo scendere da solo il nostro gesso verso il basso in modo che si imbibisca bene, bene, e mescoliamo, diamo una mescolata veloci, mescola. Ovviamente a questa mistura va aggiunta l'essenza, io aggiungerò dell'essenza di vaniglia e ne metterò l'intera boccetta per 6 profumatori. Mescolate e incorporate bene l'essenza. Potete incorporarli anche dentro l'acqua, io preferisco nel gesso, mi sembra che facciano più profumo quando vengono messe in un secondo momento. Comunque, come preferite. E adesso versiamo nei nostri stampi. Appena ho finito, batto per far uscire le bolle d'aria, non importa se si sforma il tutto leggermente,
tanto poi ritornano in forma. E adesso metto ad asciugare finché non saranno completamente solidi, in piano naturalmente. Dei pescetti però voglio cambiare il colore, quindi prendo del blu e lo aggiungo al rosa che prima avevamo fatto, poco blu. Dovrebbe venirmi un lilla, un violetto, vediamo ora come reagisce. Ok, questo glicine mi piace. Piano piano creo i miei pescetti. Batto per eliminare le eventuali bolle d'aria. Piano piano, e metto a riposare. Facciamo anche i coniglietti? Ci ho preso gusto. E allora, altro blu. Questi naturalmente andranno nell'armadio di Poti, quindi... Ed eccoli qui i nostri profumatori per cassetto, belli e pronti. Andiamo a sformarli insieme, c'è un profumo incredibile. È vero. Innanzitutto vi faccio vedere, per togliere le parti sbordate basta pressare prima di sformarli, così, e vengono via tutte queste parti in più in maniera molto agevole. Comunque, vengono via comunque, e i nostri pescettini ad uno, guardate che belli, escono quasi soli, basta una pressione leggerissima. Ed ecco i nostri pesciolini, tutti pronti per sguazzare nei nostri cassetti. Alcuni sono venuti con delle tracce di colore più evidente, tutti bellissimi. Adesso vediamo i cuoricini. Via! E che profumo! E anche i nostri cuoricini sono belli e pronti. Vedete, questo ancora non è del tutto asciutto, ma si è sformato comunque facilmente. Vengono via in maniera molto facile e espandono un profumo incredibile. Fateli asciugare completamente prima di metterli nei cassetti e negli armadi. Adesso andiamo ai più difficili, i coniglietti, ho già tolto tutti i residui. I coniglietti sono più difficili perché avevano un sacco di insenature, quindi vediamo un po' come sono venuti. Bellissimi! Sono troppo carini. Adesso invece vediamo quelli per il mio armadio, le rose, pronti? Oh mamma! Uno, bellissimi, due... E voilà, guardate che meraviglia, un profumo delizioso. E allora, cliccando qui, troverete invece i profumatori per cassetti in pasta di borotalco, che è uno dei video più cliccati di Arte per Te. Quindi ho fatto questo revival proprio per indicarvi un altro modo per profumare i cassetti, sempre nel cambio di stagione. Spero che anche questa proposta vi piaccia, vi lascio le foto di tutti i profumatori che abbiamo realizzato insieme e vi dico anche che per rinverdirne l'odore basta ciclicamente mettere qualche goccia di essenza sul retro o anche sulla parte superiore, lei verrà assorbita dal gesso e poi verrà emanata piano piano, quindi possono durare veramente a lungo. Bene, vi lascio le foto e poi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Fare i profumatori è veramente semplicissimo. Qui io con me ho il piccolo aiutante, il piccolo elfo di Babbo Natale. Saluta Enzo. Ciao. Enzo è qui, oggi non è a scuola, quindi è rimasto con la mamma e facciamo i video assieme. Vi saluta. E allora, per questo, se sentite rumori di sottofondo, sappiate che il responsabile è questo testolone qua. E allora, vi volevo dire... spero che questi profumatori vi siano piaciuti. A me piacciono moltissimo, innanzitutto perché è molto semplice da riutilizzare, basta mettere qualche goccia di essenza di volta in volta, il profumatore si ricarica e espande nuovamente tutta la sua fragranza. Hanno una durata ottima, potete metterli così liberi o in sacchettini di tulle e lì si preserveranno, non ci sarà neanche bisogno di fare delle forme particolari. Salute! Se volete semplicemente
usarli senza decorazione, per deodorarli fate la pasta, fatela a cubetti, anche nelle formine dei cubetti per il ghiaccio, e quindi metteteli in sacchettini di tulle e verranno così anche carinissimi. Ne mettete 2 o 3, li lasciate là dentro e li mettete nei cassetti. Sarebbe un'idea carinissima anche come regalo di Natale, quindi pensateci, una bella scatolina, magari con della raffia e incastonati questi profumatori. Vedrete che farete un figurone. Io spero che a voi tutti questo video sia piaciuto, spero che ad Elena questo video sia piaciuto, fammi sapere se li userai. Elena, grazie per questa bellissima collaborazione, e andate a visitare il canale di Elena, andate anche a visitare il canale del marito di Elena, si chiama Patrizio Lari ed è un bravissimo fotografo. Per tutti coloro di Arte per Te che si appassionano di composizione, di prospettive, via discorrendo, Patrizio fa delle foto stupende che potrete riprodurre in disegno, quindi vi segnalo anche il suo canale, Patrizio Lari, un bellissimo canale di fotografia. È un bellissimo canale anche per imparare l'arte della fotografia, perché lui è un bravissimo professionista in tal senso, quindi sono una coppia carinissima, creativa. Mi piace anche collaborare con Elena perché rivedo un po' la mia famiglia con lei, abbiamo lo stesso concept di famiglia, di condivisione anche della famiglia sul tubo, quindi ci piace proporvi queste idee in combo. Non mi rimane che salutarvi, vi auguro un autunno profumatissimo e vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, saluta Enzino, dillo, arrivederci, ciao.